Il modo tradizionale di muoversi sul tatami in Giappone è una camminata, chiamiamola così, che si chiama Shikko ed è un modo per muoversi sulle ginocchia. Questo aveva delle motivazioni pratiche, perché ovviamente questo significava non rovinare i tatami all'interno delle case con le calzature, e soprattutto all'interno dei palazzi nobiliari questo significava rendere più difficile un eventuale attacco a sorpresa, perché chiaramente un conto è muoversi in piedi e un conto è muoversi spostandosi sulle ginocchia. All'interno delle arti marziali come l'aikido, questo tipo di movimento e di esercizio è stato conservato non solo come omaggio alla tradizione giapponese, ma anche perché costituisce un utilissimo esercizio per mobilizzare le anche il bacino ed imparare a muoversi in maniera propria. Abbiamo un mai shikko, ovvero un muoversi in avanti, e un ushiro shikko, ovvero spostarsi all'indietro. E insieme a questi, ovviamente, tutta una serie di kaisabaki, di spostamenti, che, così come vediamo nella posizione di eretta, li abbiamo anche in posizione di ginocchio. Per quello che riguarda il movimento di shikko, questo parte basicamente da una posizione in cui noi siamo in senza, quindi con i piedi poggiati per terra, con il dorso che poggia sul tatami, possiamo avere i nostri piedi uniti così, solo con gli alluci sovrapposti oppure con gli alluci separati. Questo fa parte delle preferenze, per qualche modo, personali. Dalla posizione comunque di senza noi passiamo alla posizione di chizza, quindi con i piedi con gli alluci puntati. È una posizione di guardia, di pronti per certi aspetti. Il busto deve essere sempre dritto, le ginocchia sono leggermente separate più o meno nelle distanze di due pugni, non devo essere né col busto buttato troppo in avanti né col busto buttato troppo indietro. I glutei sono poggiati sui talloni e solitamente le mani sono o aperte o chiuse a pugno, poggiate o vicino alle ginocchia o vicino all'attaccatura delle anche. Quando noi decidiamo di muoverci in mai shikko, quindi spostamento in avanti, l'idea è quella di sollevare un piede, più o meno portando il tallone alla distanza del ginocchio, muovere tallone indietro, poggiare il ginocchio. Da questo punto portiamo il nostro peso su questo ginocchio e facciamo questo movimento. All'inizio non è questo, non è camminare sulle ginocchia come se ci avessero tagliato le gambe, anche se all'inizio si fa questo, ma è un modo di far partire il movimento dal bacino. All'inizio lo faremo step by step, 1, 2, giù, 1, 2, giù, e poi diventerà un movimento più fluido. Quello che è importante è non aprire troppo la gamba, ovvero avere una posizione tale per cui io possa poggiare il ginocchio e tranquillamente spostare l'altra gamba senza dover cascare. Quando saremo abbastanza sciolti, potremo fare questo movimento praticamente senza sollevare i piedi da terra, muovendoci in questa maniera. Quello che è importante dire è che tradizionalmente, per una forma di rispetto dell'etichetta giapponese, sul tatami ci si muove su linee perpendicolari, quindi non si taglia mai il tatami in diagonale, ma ci si muove come si muoverebbe un cavallo sulla scacchiera. Quindi, per fare un esempio, 1,
scicco significa spostarsi all'indietro con lo scicco. E qui, partendo sempre dalla posizione di Pizza, l'idea è quella di spostarsi per prendere. Anche in questo caso, come abbiamo detto, non devo immaginare di muovermi come se mi avessero tagliato le gambe al di sotto del ginocchio, ma l'idea è sempre quella di far partire il movimento dal bacino. E viceversa. Quando dobbiamo ruotare, normalmente avremo quello che è una sorta di kaiten, arrivo, ginocchio alto, poggio il ginocchio, posso alzare l'altro e poi partire direttamente. Oppure possiamo avere Tenkan. 1, 2, 1, 2. Potremmo avere Mirimi Tenkan, che troveremo sviluppato anche nelle tecniche in Suwari Waza, quindi quando entrambi i praticanti sono appunto in posizione di Seiza o di Kiza, oppure in Hani Hanza Nandachi, in cui chi si difende, Tori, è appunto in ginocchio e chi attacca invece è in posizione eretta normale. Un'altra posizione di riposo che si può trovare in alcune forme di spada, di scuole di spada, le dico giusto per completezza di informazione, è chiamata Tateriza, in cui un ginocchio è alzato e l'altro è appoggiato, e un'altra forma è quella che viene chiamata Sonkyo, che viene utilizzata soprattutto come forma di saluto tra partner nella pratica del Kenjutsu. Ed è sostanzialmente abbassare il bacino sollevando i talloni, questa posizione qua accovacciata. Thank you.